Wayla, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di God of War Ragnarok, un titolo che sto adorando, ve l'ho detto più volte, per me è un titolo spettacolare, un sequel spettacolare, anche se oggi parliamo di un problema di God of War Ragnarok che non per questo diventa un titolo bruttissimo, assolutamente, però è un qualcosa che mi sta infastidendo di God of War Ragnarok, di cui secondo me troppo pochi hanno parlato. Ecco, una differenza molto importante rispetto al God of War del 2018, che continuo a preferire. Il problema fondamentale è che proprio c'è una struttura diversa. Attenzione, non farò spoiler in questo video, quindi potete tranquillamente guardarlo se non avete finito il gioco. Resterò molto molto sul generico, quindi non fatevi problemi, assolutamente non ci saranno spoiler, soprattutto sulla trama. Qua si parla di struttura di gioco, in quanto un'importante differenza rispetto al God of War del 2018 è la grandezza. Non parlo soltanto in termini di longevità della main quest, della storia principale, in cui non c'è tutta questa differenza, ma proprio di grandezza di scenari, grandezza di mondo di gioco. Come sappiamo, il God of War del 2018 aveva diciamo portato all'apice della sua bellezza e della sua utilità questo concetto dell'open map, quindi non un open world ma alcune zone ben precise, ben delimitate, open map molto grandi, abbastanza grandi da esplorare ma comunque abbastanza delimitate, anche se in realtà poi erano semplicemente 2-3, c'era Midgard, Alfheim, non so se me ne scordo qualcuna, ma diciamo che erano poche le zone open map in cui si poteva esplorare, trovare gli approdi e quindi vedere alcuni approdi in cui trovare delle cose da fare, e pochissime anche missioni secondarie o comunque favori, queste missioni da fare con altre persone, per altre persone o per altri spiriti. Erano poche, se vi ricordate bene, anche il completismo non era tantissimo, perché c'erano semplicemente qualcosa da trovare, gli squarci e le valchirie da completare, che erano forse la sfida maggiore nel titolo. Ecco, in questo God of War Ragnarok invece è tutto portato all'ennesima potenza. Le zone open map sono molte di più, quasi tutti i mondi che andremo ad esplorare sono open map e quindi con approdi da fare, e il tutto chiaramente prolunga l'esperienza, l'avventura. È detto così, per alcuni può sembrare, ma non è bellissimo, potrebbe dire. In realtà per me è un po' annacquare il brodo, nel senso che comunque le cose che si vanno a fare in God of War sono sempre le stesse. Fortunatamente il combat system è talmente divertente che non ti pesa tanto. Fosse successo in un titolo, diciamo, meno bello da un punto di vista tecnico e di gameplay, sarebbe stato un problema enorme per quanto mi riguarda, ed è proprio questa la parola importante di oggi, enorme, perché God of War Ragnarok è enorme rispetto al primo God of War. Se andiamo a vedere How Long to Beat, questo sito in cui si parla della longevità dei videogiochi ai vari livelli, effettivamente non sembra esserci tutta questa differenza, perché tra il primo God of War e Ragnarok sembra che le ore per completarlo siano più o meno le stesse. In realtà io sto sentendo tanto il peso di questa enormità di God of War Ragnarok. Le zone esplorabili sono tantissime e ognuna con i propri approdi. Ecco, questo credo che sia proprio una delle caratteristiche principali di questo God of War Ragnarok. Ci sono molte più zone da esplorare, molti più favori da fare agli spiriti e per i personaggi non giocanti, per gli NPC, tanti favori, tante missioni secondarie e tanti anche nuovi regni. Cioè ci sono più regni da esplorare rispetto al primo, in cui poi in alcuni regni semplicemente avevi le sfide, come poteva essere il regno della nebbia, Niflheim, oppure Maspelheim, il regno del fuoco, avevi delle sfide ben precise ma non erano esplorabili più di tanto. Ecco, qui è tutto molto diverso, e quello che mi sono chiesto è: ma perché è stato fatto questo? Ce n'era realmente bisogno? C'era realmente qualcuno che si era lamentato della longevità o dell'intensità delle cose da fare del primo God of War? Non credo, perché è piaciuto a tutti tantissimo, perché l'equilibrio tra la main quest e le cose secondarie, le missioni secondarie da fare, era perfetto. Non erano troppe, non erano troppo invasive, a un certo punto ti mollavano e tu potevi andare avanti con la storia principale mantenendo l'intensità adeguata alla storia che devi seguire. C'è un momento in cui stai vivendo nella storia, e non faccio spoiler, un climax come è in tutte le storie, che porta al finale, e in quel momento in cui sei coinvolto dalla storia ti sbattono davanti una zona esplorabile enorme, enorme, che non avevi mai visto, con tantissime cose da fare, in cui ti perdi per ore. È vero, puoi andare dritto per la storia principale, ma se sei una persona che vuole vivere fino in fondo il titolo,
chiaramente ti metti ad esplorare, perché noi giocatori siamo malati, quindi non possiamo evitarlo, e ti perdi rispetto alla storia principale. Ecco, questo l'ho visto un po' come una costrizione, quella di aggiungere icone alla mappa, icone nel senso di favori da fare, missioni secondarie da completare, un po' alla Horizon Forbidden West, e questa è la piega che sta prendendo il mercato. God of War si era un po' distaccato da questo gigantismo, da questa enormità, semplicemente mettendo alcuni punti, pochi ma buoni, e in questo God of War Ragnarok invece ho visto che si è reso tutto troppo lungo e troppo grande. Forse, ecco, anche le open map sono più grandi rispetto a quelle del primo God of War, e volevo parlarne con voi perché questa è una cosa che per alcuni può essere un pregio, per me è un difetto, perché mi ha un pochino allungato, un pochino annacquato la narrazione invece della storia principale, che dovrebbe sempre seguire un filo logico, sempre seguire un climax fino al finale, ecco, e non essere interrotto. Comunque ragazzi, fatemi sapere voi in un commento cosa ne pensate di queste considerazioni, se l'avete giocato, se l'avete finito, e se anche voi avete trovato che sia un po' troppo lungo rispetto, un po' troppo grande rispetto al primo God of War, se questa caratteristica vi piace o se preferivate com'era la struttura del primo God of War del 2018. Fatemelo sapere in un commento e parliamone insieme. Io come sempre vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!